conseguenza inevitabile di me. Per non evitare di non farmi chiamare decisa, approssimata, cerco le note delle strade ad una non esaminata e abbandonata, e ritorno alla mia nota come tutto mi da me e non c'è Grazie, grazie a tutti, era non doveroso, era dal cuore questo, ed è il momento più bello che poteva aprire questa serata e che ci resterà nel cuore per sempre. Grazie a Serena Sinopoli e Nicola Comerci per la musica che ci hanno regalato poco fa, le note di questo duo eccezionale che ha aperto la serata di presentazione Cosenza Calcio 2015-2016. Buonasera a tutti! Cornice migliore non ci poteva essere. La piazza del 11 qui. Settembre abbiamo conquistato il castello di Cosenza, siamo pronti a vivere questa serata in questo splendido maniero che è stato restituito dalla città, e Cosenza se ne è appropriato per questa sera ed è la sede più adatta, perché c'è un'analogia fra lo stadio e il castello. Di tutte e due si dice che non si deve espugnare, e noi vogliamo che il San Vito sia come questo castello e che rimanga inespugnabile e inespugnato. E i tifosi, con i cori e il tifoso che è salito anche sul palco, ha anticipato un po' quello che voleva essere proprio l'inizio di questa serata, vero Gianluca? Infatti, tra poco un tifoso storico, così come vuole essere definito. Claudio Leone Salvi per me è molto di più di un tifoso storico, perché è una mente illuminata che mi onoro di conoscere da un bel po' di anni, da quando siamo incontrati su Viale dei Mena la prima volta, per puro caso. E ognuno di noi ha dei ricordi del calcio, della nostra infanzia, della nostra gioventù, e dei personaggi che hanno riempito le nostre domeniche e non solo. Gigi Marulla è uno di questi, ci ha lasciato troppo presto, ci avrebbe raccontato altre storie, e oggi noi tutti rimpiangiamo di non aver parlato un minuto in più, un'ora in più con lui, di non essere stati con lui per farci raccontare altro. I ricordi di Claudio Leone Salvi. Facciti paura. Allora, intanto voglio ringraziare il Cosenza Calcio per l'onore che mi concede parlare davanti a questo microfono. Poi complimentarmi con Ilenia Caputo e Davide Imbrogno, penso che un applauso lo meritano, perché la tifoseria del Cosenza Calcio da sempre è conosciuta in tutta Europa per la capacità di
innovare i linguaggi, sperimentare nuove forme di tifo, lanciare degli slogan che poi vengono raccolti in tutto il mondo, sublimare l'evento sportivo, no? Trasfigurarlo, armonizzarlo con l'impegno nel sociale. Questi due ragazzi stanno portando i nostri linguaggi all'interno della società e il miracolo di stasera è merito anche loro. Voglio salutare gli ultra di tutti i gruppi, di tutti i quartieri, di tutti i settori, di tutti i centri della provincia che sono qui stasera. È difficile per me parlare di Gigi, è difficile per ognuno di noi farlo, perché dopo pochi minuti che lo facciamo l'emozione ci travolge. C'è un momento per il silenzio, c'è un momento per commemorare, per ricordare, c'è un momento poi per raccontare. Forse ancora è presto, perché tutti quanti avvertiamo la difficoltà di parlare di Gigi in maniera fredda, forse non troveremo mai il coraggio per farlo. Due mesi fa a Cellara i gruppi organizzati hanno commemorato Ettore Covello. Era uno di noi e abbiamo provato a fare, ci siamo sfidati l'uno con l'altro quel giorno. Dal tavolo abbiamo chiesto a tutti i fratelli e le sorelle che erano presenti ultra di ricordare ciascuno di loro, fare il nome di una persona che non c'era più, che abbiamo avuto a fianco sulle gradinate in Curva Sud nello stadio San Vito. Abbiamo impiegato 40 minuti per ricordarli tutti, è stato un applauso lungo tre quarti d'ora che non finiva mai. Questo dimostra che il calcio oggi, le comunità umane, i gruppi umani che intorno al calcio si raccolgono, hanno una capacità di ricordare nel senso dell'attualità, nel senso di vivificare, di riportare in vita le persone che non ci sono più. Se volete, questo è un principio di spiritualità condivisa, di spiritualità collettiva, che non esiste più nella nostra società. Allora stasera ricordare Gigi ha un significato ulteriore, un significato particolare. Che cosa ha rappresentato per noi Gigi Marulla? È difficile. Io parlavo poco fa con Riccardo Tucci, vecchia guardia, con Giuseppe Milicchio. I vecchi mi raccontano dello stadio Morrone, molti di noi non hanno mai visto il Morrone. C'era un signore nello stadio Morrone che era il custode, si chiamava Mascio Peppe, qualcuno mi corregga, credo si chiamasse Florio di cognome, vero Tony? Mascio Peppe aveva una capacità prodigiosa, quella di entrare in campo quando il Morrone si inondava d'acqua, perché era un campo in terra battuta. Lui aveva un palo di ferro, entrava nel Morrone, toccava dei punti magici e l'acqua improvvisamente spariva. Riusciva a rendere agibile un campo in terra battuta, perché solo lui sapeva dove andare a toccare. Beh, Gigi, nella storia nostra, per la nostra generazione, a partire dagli anni 80 in poi, per tutti i tifosi di Ultra del Cosenza, per quelli che credono che questo lupo sia qualcosa di più importante della propria vita, aveva la stessa funzione che esercitava Mascio Peppe. Riusciva a risolvere le situazioni più complicate, a liberare gli spazi, a rendere facilissimo ciò che sembrava difficile, soprattutto toccava i punti giusti della nostra coscienza, anche con i suoi silenzi. Io mi ricordo solo un aneddoto, avevo 11 anni, 1982, quando arrivò Gigi, credo avesse appena compiuto 18 anni, e io e il mio amico Giugas abitavamo a Via Miceli, a Sagliuti Pagliaro. Bene, la squadra del Cosenza all'epoca mangiava alla trattoria da Emilio, avevano la convenzione da Emilio, e c'erano lui, Ciaramitaro, Fucina, il grande Alessandro Renzetti, mangiavano tutti lì. E noi ci avvicinammo a Gigi e lui ci trattò con un'umiltà e con un rispetto, con una franchezza, una capacità di coinvolgerci, di abbracciarci. Noi eravamo bambini di 11-12 anni che ci fece innamorare del Cosenza. Alla fine mangiavamo tutti i giorni insieme a lui nella trattoria e una volta Giucas portò uno di quei vecchi registratori e gli disse: Bomber, ti voglio intervistare. Allora gli mise sto microfono sotto il muso. Gigi rispose con una serietà, con un'austerità, con una sobrietà, che erano tratti tipici del suo carattere, ma manco fosse davanti a un intervistatore della Domenica Sportiva. Aveva davanti a sé due bambini, ci trattò con un rispetto commovente. Beh, questo era Gigi Marulla fuori dal rettangolo di gioco. Io ho avuto la fortuna poi di incontrarlo ancora negli anni
come tutti quanti voi, per la strada intorno allo stadio. Per esempio nel 2005, quando allenò il Cosenza, e noi una volta, vi racconto solo quest'ultimo episodio, lo trovammo sul traghetto, tornavamo dalla Sicilia, campionato nazionale dilettanti, avevamo vinto 1-0, eravamo tutti molto euforici, avevamo comprato gli arancini a Messina. Sapete che il cosentino è l'unico che compra gli arancini sul traghetto, perché non se li mangia nessuno gli arancini del traghetto, gli arancini veri sono nella città di Messina. Allora noi avevamo comprato questi arancini e ce n'era rimasto uno, era meraviglioso, era mezzo chilo di arancino. Allora dice: che facciamo? Abbiamo visto il pullman della squadra sul traghetto, mister vieni qua, un arancino te lo regaliamo, te lo sei meritato. Allora l'accompagnatore fa: ragazzi, ma non è che ci avete messo marijuana nell'arancino? E Marulla, seconda tia, in dialetto, seconda tia, se c'era marijuana mutavano a mia, su mangiavano loro. Questo era Gigi, ci ha dimostrato che è possibile essere cittadini di un luogo anche se non si nasce in quel luogo. Gigi aveva capito perfettamente lo spirito dei cosentini e della cosentinità. E parlavano più i suoi silenzi, più la sua austerità di tutto il resto. Mi ricordo lo striscione che gli dedicammo quando andò via per la prima volta, quando andò a Genova, era la metà degli anni 80, ricca 85-86, se mi sbaglio correggimi, e allora gli dedicammo questo striscione: ciao piccolo grande Gigi. Era piccolo forse un po' di statura, ma era grande perché aveva la capacità di contenere tutti i nostri cuori. Grazie. Claudio, non salvi, grazie. Se io ti dico 22 aprile 2015, che ti ricorda? Ma qualcosa che girava qui e dovrebbe essere una delle grotte, così l'hanno chiamata, del castello, la nostra Coppa Italia, quella che vedo ogni giorno in sede, ogni giorno mi fa ricordare quella magica serata e questi ragazzi che l'hanno alzata, dando una gioia immensa alla nostra città e alla nostra provincia. Ricordo, c'è lì Simone Ciancio che ha compiuto l'atto finale, quel gol che ha tramortito il Como, che era venuto qui con velleità bellicose dopo il 4-1 rifilato a Como in trasferta. Quella io ricordo coppa... anche il lancio al presidente quello lo ricordo anche il presidente lo ricordiamo tutti. E quella coppa, quella serata magica è stata, secondo me, raccontata in modo esemplare da Ilenia Caputo e Davide Imbrogno in un filmato che vi proponiamo. Occhi puntati sul monitor. Eccolo qua.
Abbiamo vissuto la prima partita della nostra vita sulle spalle dei nostri padri. Abbiamo diretto gli sguardi in un'unica direzione. Abbiamo provato abbracci di sconfitte e di vittorie, abbracci nei quali ritroviamo la nostra giovinezza perduta. Abbiamo il ricordo di parole pronunciate da qualcuno andato via troppo presto. Parole che divengono un coro di resistenza, uno sguardo ad occhi chiusi, al di là delle nuvole. E dopo tutto ciò, oggi abbiamo una nuova storia da raccontare. Sicuramente per il freddo. Grazie naturalmente alla squadra, allo staff e naturalmente al presidente per quello che ha regalato con questa Coppa Italia a tutto il popolo rosso-blu. Io faccio una proposta di trasmetterla, metterla in onda nel pullman che porterà la squadra al San Vito già domenica, perché è una grossa carica per tutti noi. Noi vorremmo conservarla questa Coppa, perché c'è una che resta sempre e l'altra che resta un annetto. Non so, chiederemo poi ai protagonisti se hanno intenzione di lottare come lupi per tenerla fino in fondo. Naturalmente noi ce l'auguriamo. Allora, abbiamo parlato, no, parlare di passato è forse esagerato, insomma, sono passati davvero pochi mesi. Iniziamo con la presentazione del nuovo staff per quanto riguarda il Cosenza Calcio. Nuovo? No, perché ci sono dei volti nuovi, ci sono dei volti conosciuti, un volto che ha dato nell'ultimo anno, penso davvero, sicurezza, tranquillità, almeno è quello che mi trasmette. Mai una parola fuori posto, una figura, io dico, veramente che ha dato sempre tranquillità e serenità. Equilibrio. All'ambiente, bravo, hai usato il termine giusto, equilibrio. Sto parlando del direttore sportivo del Cosenza Calcio, Mauro Meluso. Buonasera a tutti. Mi devi fare un'intervista, no? Di cosa parliamo? Un anno fa, su un palco a Piazza 11 Settembre, oggi in questo splendido castello, siamo saliti di altitudine e non solo. Beh, la location sicuramente è da Serie A. Noi ancora non lo siamo. Stiamo lavorando per crescere, per dare continuità e coerentemente con quello che si è detto l'anno scorso, cioè una politica dei piccoli passi, passettino passettino alla volta. Contiamo in breve tempo, insomma, di arrivare a dei risultati importanti. Quest'anno abbiamo cercato di tenere l'intelligatura base dell'anno scorso, ci siamo riusciti grazie agli sforzi anche del presidente Guarascio, che insomma, comunque è un lusso tenere una squadra di calcio in questo momento, questo lo dico per onore del vero. E abbiamo fatto in modo, insomma, di tenere la squadra, l'intrenatura base, lo zoccolo duro che era composto da uomini veri, da persone che ci hanno dato grandi soddisfazioni. E abbiamo integrato questo gruppo con dei giocatori giovani, una età media di 23 anni più o meno. E quindi insomma siamo soddisfatti soprattutto dell'integrazione che c'è stata dei nuovi con il vecchio gruppo e di queste prime uscite che sono state molto positive, soprattutto quando c'era l'aspetto agonistico che prevaleva, e parlo della Coppa Italia, sì. E niente, mi piace molto questo clima che si è creato stasera e questo entusiasmo ci deve accompagnare settimana dopo settimana, al di là delle difficoltà che ci potranno essere e che sicuramente ci saranno in qualche momento. C'è sintonia, si respira questa serenità all'interno del gruppo, sottolineavi prima che si è creata questa amalgama fra i vecchi e i nuovi, è come se i ragazzi si conoscessero da tempo. Sì, c'è stata veramente un'integrazione molto veloce, probabilmente non siamo tantissimi, ci sono molti ragazzi giovani e quindi questo ha facilitato questa amalgama che comunque è importante, soprattutto in queste categorie il gruppo è importantissimo, quando si viene a creare un gruppo solido è quello che di solito emerge, perché in queste categorie non ci sono i Totti, non ci sono
Ronaldo e compagnia bella. Cioè. Domenica si comincia alle 15. Domenica si comincia e ci aspettiamo un grande entusiasmo da parte della nostra gente, perché noi abbiamo bisogno della nostra gente, oltre che essere dei nostri azionisti, ma sono... Io ho detto l'anno scorso è stato molto importante avere l'apporto della gente in un momento molto difficile. Senza il loro apporto non saremmo riusciti sicuramente a venire fuori da una situazione difficile che si era creata. Quindi li ringraziamo oggi, si scrive un'altra storia. Speriamo che sia migliore. E siamo qui pronti a raccontarla, speriamo che sia una storia comunque molto, molto positiva. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Rimanga qui, direttore. A proposito di proprio qui, di momenti difficili, c'è una persona, un personaggio che è arrivato in un momento difficilissimo, però ne è uscito benissimo. Lo chiamava il santo e si è confermato, no? Chi è? Il santo Giorgio Roselli. Che era la sua sfida allenare una squadra del sud, perché non l'aveva mai allenata. Adesso, a distanza di un anno, poco meno di un anno, cosa pensa del sud e di Cosenza? Ma cosa me? No, sono emozionato. È vero che ormai ho una certa età. Veramente mi serviva una sfida come questa, e in quel momento onestamente un pizzico di turbanza c'è stato, però è stata una scelta fantastica. Questo spettacolo erano tantissimi anni che non lo vedevo e ne avevo proprio bisogno, e ringrazio veramente questa città perché mi ha fatto ritornare sinceramente da un punto di vista almeno della passione ai tempi della quando giocavo in Serie A, quando ero un giocatore anche importante. Per anni invece diciamo che ho fatto sia il calciatore che l'allenatore, diciamo, non dico dimesso, in modo dimesso, ma in modo normale. Qui è tornata veramente la gioia di fare questo mestiere, la gioia di stare tutte le sere a pensare a quello che procorre del giorno dopo, rivivere il calcio come piace a me, con grande passione. E dunque ringrazierò sempre questo mio arrivo a Cosenza e mi auguro che duri il più lungo possibile e che dia le più grandi soddisfazioni. Dal 27 ottobre del 2014, quante vasche hai fatto a Corso Mazzini, che tutti ti incontrano lì? Vabbè, abito lì vicino, dunque ci faccio spesso due passi, ma e poi questa è stata la cosa bella, perché normale poi quando le cose vanno bene siamo tutti un po' più bravi, ma la cosa veramente che mi ha fatto piacere di Cosenza è che anche nei momenti difficili veramente tutte le persone che incontravo avevano secondo me un qualcosa dentro che mi trasmettevano sicurezza, mi trasmettevano amore per questa città, per questi colori, ed è quello che noi soprattutto, che non siamo più giovanissimi, diciamo, viviamo per questo, per soddisfazione soprattutto, e dunque questo è stato per me molto importante. Il momento più buio e il momento più bello della tua permanenza finora a Cosenza? Ma più buio secondo me non c'è stato, perché veramente avevo dentro di me una grandissima carica, una voglia di dimostrare che potevo allenare anche al sud, perché per tanti anni ho avuto dei contatti, ma mi è sempre stato detto che avevo allenato al nord e che il sud è particolare, e il sud è veramente particolare, nel senso che è molto meglio per fare calcio, ma io l'avevo già vissuto onestamente da calciatore, e ti trasmette questa carica che sinceramente solo questa gente ti può dare. Bello scenario stasera, guarda in alto, sono appostati come gli indiani che sono in agguato, bella scena. Fantastico, ripeto, anche se io non sono un grande spolvero, perché sinceramente sono con la testa già proiettato alla partita di domenica. È giusto che sia così. Mister,
ci vediamo domenica. D'accordo. Grazie a Giorgio Roselli. Grazie a Giorgio Roselli. Senti, posso fare un saluto? Perché là sopra stanno morendo di freddo, c'è un vento incredibile. A tutti i supporter, a tutti quei ragazzi che sono là sopra, perché fa veramente freddo lì, quindi stanno assistendo a questa presentazione un po' al vento. Allora, chiamiamo sul palco tutti i protagonisti dello staff tecnico, a partire da Stefano De Angelis, allenatore in seconda. Conoscete tutti, vecchia conoscenza del nostro calcio, un altro modo di essere cosentino senza esserlo, quello di Stefano De Angelis. Roberto Bruni, preparatore atletico. Luigi Pincente, assistente preparatore atletico. Poi Federico Orlandi, preparatore dei portieri. Umberto Vommaro e Daniel Mata, magazzinieri, e naturalmente il nostro Kevin Marulla, il manager del Cosenza. Lo staff sanitario con Nino Aventurera, responsabile sanitario del Cosenza Calcio, Sergio Caira, medico sociale, Giuseppe Sturiano, masso fisioterapista, Ercole Donato, massaggiatore. A questo proposito ricordo anche le collaborazioni preziose con lo studio radiologico Federico e la ditta Antonio Senatore elettromedicali. E poi sono presenti qui il settore giovanile con il responsabile Enzo Patania, l'allenatore della formazione Berretti, Pier Antonio Tortelli, l'allenatore degli allievi Under 17, Roberto Occhiuzzi, e l'allenatore degli allievi Under 15, Danilo Angotti. Questa è la squadra che guida il Cosenza Calcio di settimana in settimana e la guiderà in questa stagione avvincente che ci prospetta. Un applauso per tutti loro. E prima di passare alla presentazione proprio dei calciatori, nuovamente occhi puntati sullo schermo. Sì, perché adesso guardiamo al presente e a quello che ci aspetta. È stata chiamata gioia, è stata chiamata fede. Il suo nome è stato cantato, scritto sui muri, urlato nei silenzi. Ha attraversato i vicoli della città, sentito le voci della gente, ascoltato le parole di chi non aveva più voce. Grazie ancora a Ilenia Caputo e Davide Imbrogno per questo altro contributo. Naturalmente Cosenza è fatto anche di altri uomini e donne che lavorano dietro le quinte, il segretario generale Massimo Bandiera, grazie a Costantino, in segreteria amministrativa, Roberta Anania, l'avvocato Roberta Anania, e poi Teodoro Gioia della biglietteria. Dimenticherò sicuramente qualcuno, perché come dicevo 12 mesi fa una piccola grande squadra. Enzo Sirangelo, che è il nostro Deus ex machina per tutto quello che organizziamo, e non solo, per la buona funzionalità dello stadio domenica e il sabato quando si gioca. Bene, siamo arrivati in un altro momento clou della serata, con la presentazione della squadra, quindi siamo pronti a farvi salire tutti sul palco. Faremo al solito una cavalcata veloce, a partire la musica, dopodiché conosceremo i volti nuovi e saluteremo i giocatori che sono qui da diverso tempo, dalla scorsa stagione dall'altra. Possono partire le note di accompagnamento per la squadra del Cosenza Calcio 2015-2016. Faranno salire dal palco. Ecco, qui siamo nel momento della serata, in questo splendido scenario del castello di Ragazzi Cosenza. Cosenza Calcio 2015-2016.
scorso tra i migliori della Lega Pro, viene dal Melfi, classe 92. E poi è con noi da due anni Umberto Saracco, protagonista nella scorsa stagione in diverse gare di Coppa Italia, si è messo in mostra in classe 94. Proviene dal settore giovanile del Cosenza, Manuel Puterio. Adesso il reparto difensivo con Edoardo Blondet, classe 92, centrale difensivo nato a Genova, così come Simone Ciancio, autore del gol vittoria nella gara di Coppa Italia, il treno che viaggia sulle corsie di destra e di sinistra. Un volto nuovo per questa stagione, Marco Guerriera, anche lui dal Melfi, esterno, può giocare sia in difesa che a centrocampo, si è messo in mostra già in diversi spezzoni di gara in Coppa Italia. Proseguiamo con un altro giocatore che proviene dal Melfi, Faride Pinna, difensore esterno ma all'occorrenza anche centrale, giocatore classe 92, nato a Bottiza, a Sassari. E adesso il muro della difesa del Cosenza, il giocatore meno ammonito del calcio italiano, Luca Tedeschi. L'avete visto rinviare nel video della Coppa Italia ed è pronto a guidare la difesa anche in questa stagione il bolognese classe 87 Luca Tedeschi. Proviene dal settore giovanile invece Mattia Novello, classe 98, nato a Cosenza. Ed ecco una giovane promessa che proviene dal Genoa, il classe 96 Marco Soprano. Una menzione anche per Vincenzo Di Somma, nato a Napoli, proviene dal Sorrento, classe 97. Ma passiamo al centrocampo e cominciamo con Andrea Marocco Arrigoni, classe 88. Il metronomo del centrocampo, bravissimo sui calci piazzati, detta le geometrie con grande carisma. E poi un cosentino, Doc Angelo Corsi, nato a Ferentino ma cosentino di adozione, in classe 87 poliedrico, può giocare sia sulla linea difensiva che a centrocampo. Ed ecco un'altra promessa del calcio italiano, proviene dal Palermo, Luca Antonio Fiordilino, centrocampista classe 96 Luca Antonio Fiordilino. E adesso ha infiammato il San Vito con il gol nel centenario e ha segnato anche in Coppa Italia in una gara importantissima contro il Pontedera e poi a Como, Marco Grillaco. Momento di un altro centrocampista arrivato nel mercato di gennaio, Giuseppe Statella. E adesso un grande applauso, un boato per il capitano, il numero 8, Cristian Caccetta. Proviene dal settore giovanile anche Antonio Pilotta, centrocampista classe 98. E presentiamo anche Andrea Gaudio, centrocampista classe 98. Siamo adesso al reparto offensivo. Cominciamo dal gigante che farà spallate per i prossimi 10 mesi, Andrea Lamantia, classe 91, proviene dal San Marino, si è messo in mostra già nelle prime gare della stagione. Così come Michael Ventre, classe 96, attaccante esterno, nato a Sanremo, proviene dal Genoa, ultima stagione con l'Inter Primavera. E adesso lui che ha giocato nel Venezia di Padova, classe 90, Andrea Raimondi. Non è con noi perché è convocato in nazionale Under 21 bulgara, Antonio Vutov, classe 96, che giocherà due partite con la nazionale bulgara. E adesso un grosso applauso per l'attaccante Andrea Arrigoni, classe 90. Stagione divisa fra Avellino e Pisa e adesso è a Cosenza per infiammare il San Vito. Allora ve li presentiamo uno per uno.
non vorrei interromperli, ma cominciamo con... Allora Cristian Caccetta, un carico di emozioni da portare al San Vito domenica. Ma intanto buonasera a tutti, voglio fare i complimenti a questa gente che è venuta numerosa ad incitarci da questa sera. È davvero emozionante vedere questa cornice di pubblico e speriamo che domenica si trasferiranno tutti al San Vito per darci una mano. Allora, l'anno scorso venivano da Norcia, qualcuno non li conosceva, quest'anno invece li avete visti, li avete osservati, siete venuti a Lorica a seguirli, eppure l'entusiasmo non c'è, ma anzi. E poi qui c'è Marco Criaco che le ha viste tutte in questi ultimi anni. Ciao a tutti intanto, buonasera. Sì, oramai questo è il terzo anno che sto qui, oramai mi sento a casa, mi sento più Cosentino di Angelo. Stasera è una serata veramente bellissima, una grande cornice di pubblico e sicuramente ci accompagnerà per tutto l'anno e farà sì che ci toglieremo qualche bella soddisfazione. Domani hanno la doppia e per questo è il riscaldamento per domani. Angelo Corsi, allora chi è più Cosentino, tu o Criaco? Ciri, sicuramente Ciri. Ciancio è il più Cosentino di tutti. Ciancio mi sta superando, mi sta sorpassando. Sicuro. Emozioni? Emozioni buone, per fortuna è arrivato il momento di giocare, quindi magari i tempi sono stati lunghissimi quest'estate per il ritiro, perché se si gioca a settembre adesso siamo strafelici e pronti per giocarci la prima in casa con il Martino. Grazie Angelo. Andrea Arrigoni, secondo anno a Cosenza, le sue pennellate su calcio di punizione e poi geometria a centrocampo, quest'anno si prospetta un altro campionato importante. Sì, speriamo da domenica che sia un campionato importante. Ringraziamo tutti i tifosi stasera e ci vediamo domenica. Allora, mi stanno chiedendo di non parlare tutti, ma io voglio far parlare Giuseppe Statella, che oggi mi ha chiesto di non parlare. Bella atmosfera. No, bello, veramente bello. Questa è la Criac. No, tutto bello, speriamo anche domenica sia così lo stadio. Andiamo da qualche nuovo, Pari de Pinna. Allora, alla grande dice Pari de, sentiamo quell'iera. Bene, tutto bellissimo. No Simone, tu devi parlare. Simone, vieni qua. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Vuoi cantare qualcosa? No. Eppure no, vediamo di cantare subito domenica sera dopo una bella prestazione per portare a casa 3 punti. Vediamo di far parlare un attimo Edoardo Blondet, che è l'unico bravo qua a parlare, il vero Cosentino Doc. Edoardo Blondet, grande richiesta, anche perché è l'unico giocatore che è sfuggito alle interviste di inizio anno. Forza Edoardo. Niente, ogni anno c'è sempre più gente, sempre più calda. E non può far altro che piacere, ma... Tutti a San Vito, Edoardo, tutti a San Vito. San Vito, sbiadi le identità a San Vito e di toglierci qualche soddisfazione anche quest'anno, dopo la Coppa Italia dell'anno scorso, speriamo in qualcos'altro. Grazie Edoardo. Andiamo con Andrea Lamantia. Non te l'aspettavi. Buonasera a tutti.
No, non me l'aspettavo, però sapevo che era una piazza così calda. Sono contento di essere qui e speriamo di darvi grandi soddisfazioni. Grazie ad Andrea. Adesso come a scuola si stanno nascondendo, ma io vado a beccare subito Andrea Arrighini. Questa è questa, ma non solo, bisogna vincere ovunque e soprattutto a Catanzaro. L'ha già capito, eh? È la prima cosa che ti hanno detto, forse lo sapevi già. No, sapevo già, però è la prima cosa che mi ha detto. Io, insomma, intanto buonasera a tutti, e fa un grosso piacere avere tutto questo pubblico qua e speriamo di averlo numeroso domenica a Gigi Marulla. Hai imparato tutto. La rivalità Cosenza-Catanzaro ricorda quella tra Pisa e Livorno. Mamma mia, sì. Tra giallo rosso, mare alto, non so cos'è peggio. Quindi. Idee chiare per Arrighini. Allora, Umberto, hai visto le immagini? La Coppa Italia te la senti cucita addosso? No, vabbè, è stato bello rivivere quelle emozioni, anche se so che le porterò sempre dentro. Primo anno con i grandi, la prima coppa, sono state due belle serate. Ha cercato di nascondersi, grazie Umberto. Andrea Raimondi, abbiamo un attacco con tanti Andrea, il mister è un po' in difficoltà perché quando vi chiama vi girate tutti. Sì, tutti, appena si chiama per forza, e niente, hanno detto tutti i miei compagni e quindi per forza, forza Cosenza. Serata? Beh, serata bellissima, bellissima. Bella location, come ha detto il direttore. Grazie ad Andrea Raimondi. Adesso parlerà il campo. Patrizia, abbiamo parlato quasi con tutti. Quest'anno con abbiamo dato spazio a tutti. Tutti l'appuntamento con loro. Quindi è domenica alle ore 15 al Gigi Marulla per Cosenza Martina. Cosenza Martina Franca, è aperto lo store naturalmente per i biglietti e i punti vendita, e poi ci sono ancora gli abbonamenti con le offerte molto interessanti, la curva sud a 90 euro, 145 per la tribuna A e poi le offerte per la tribuna B coperta, la tribuna rossa e la tribuna centrale. Io ritorno là, ho dimenticato col tuo di microfono. Allora, manca il puzzle a questo mosaico. Sicuramente il più importante. È stato citato più volte? Sì, e lo aspettiamo con ansia qui, il timoniere di questa meravigliosa barca. Diciamo lo stratega? Il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio! Però l'anno prossimo magari fa un salto di categoria, una spuntatina. Buonasera a tutti. Grazie veramente. Io veramente siete tantissimi. Grazie. La responsabilità che mi date è grande. Abbiamo fatto grandi cose. Abbiamo fatto grandi cose. Ci aspetta una nuova avventura. E questa nuova avventura la dobbiamo
la dobbiamo fare insieme, come insieme abbiamo fatto tante cose, e vi posso assicurare che quest'anno abbiamo una squadra veramente con, sono fantastici i ragazzi. È chiaro che tutti questi sono guidati da un grande mister che abbiamo avuto modo di conoscere. Quello che vi chiedo questa sera, tanti momenti belli, però chiaramente quello della Coppa Italia. Anche se le faccio le domande, tanto no, anche se le faccio le domande non può rispondere. Ci possiamo provare, però mi dica la verità, si aspettava tutto questo quando è arrivato a Cosenza? No, veramente no, non immaginavo questa cornice, ma poi questo castello che è meraviglioso e che è stracolmo, è pieno di tanti tifosi, di tanti sportivi, quindi per me questo è veramente un buon punto di partenza per il Cosenza, perché il Cosenza sarà sempre la guida non solo per la Calabria, ma sarà la guida per il calcio pulito, e questo è un messaggio che lo voglio dare in una maniera chiara. Perché lo sport e il calcio deve essere questo, deve essere fratellanza e deve essere unione. Poi chiaramente il tutto si deve trasformare in risultati sul campo. Allora, noi siamo quasi in conclusione, naturalmente lei ha già detto quello che pensava, quello che naturalmente le ha dettato il cuore per quanto riguarda questa splendida serata. Invece per quanto riguarda il futuro, a parte naturalmente la legalità, la trasparenza, che quello, dobbiamo dire la verità, oggettivamente era sempre contraddistinta, il futuro per quanto riguarda la squadra, per quanto riguarda l'obiettivo, per quanto riguarda l'anno prossimo, il Cosenza, per che cosa giocherà? L'anno scorso, la sera della presentazione, devo dire la verità, poi alla fine ci siamo sentiti con il presidente e mi ha detto lei, non abbiamo parlato di promozione, lei mi ha detto solamente il Cosenza sarà la sorpresa. In effetti il Cosenza è stata la sorpresa, quest'anno invece a pelle, a distinto, che cosa le viene da dire? Io penso che quest'anno faremo un campionato importante. Poi il tutto dipende. Dipende. Questo tifo faremo grandi cose. Gianluca. Sì,
Cosenza, lo diceva il presidente, ha vinto 3 volte, ha vinto mantenendo la categoria, ha vinto in Coppa Italia, ha vinto con la legalità, e questo è un merito della società, un merito di questa tifoseria che vuole ripetere questa esperienza nel prossimo campionato. Poi naturalmente l'obiettivo è quello di migliorarsi sempre, di andare avanti, conquistare il proprio pubblico così come è stato, perché è chiaro che questo entusiasmo cresce di anno in anno e cresce anche il calore della tifoseria. Adesso l'appello, presidente, è quello di venire in tanti domenica, a cominciare con il Martina e poi in tutte le gare che ci saranno in questo campionato. Sì, effettivamente io approfitto intanto per ringraziare un po' tutti, perché poi dietro a questo meraviglioso Cosenza ci sono tante persone che sono magari non si vedono, ma che comunque fanno veramente il loro dovere fino in fondo, e sono tutta uno a uno li voglio ringraziare, dallo staff all'area tecnica fino praticamente allo stesso direttore sportivo, al mister. Sono tutte persone che abbiamo condiviso e tutti abbiamo sposato questo progetto, cioè quello di fare bene in un modo tranquillo. Però noi possiamo fare grandi cose, ma queste grandi cose le possiamo fare soltanto se c'è il vostro sostegno. E alla fine ci vuole, non so se Gianluca vuole far aggiungere qualcosa al presidente. Sì, infatti l'appello che ha lanciato lei adesso tocca a voi, ha dichiarato dopo la pubblicazione degli abbonamenti, adesso tocca a voi e le premesse sono buone. Sì, io sono fiducioso, anzi credo che stasera veramente è una bella serata e questa è la dimostrazione che la risposta c'è. E questo per me è importante per la società, ma è importante per tutta la squadra, per tutti questi meravigliosi ragazzi che sono veramente fantastici, perché noi la squadra con il sostegno di tutta la tifoseria credo che farà grandi cose. Grazie al presidente Eugenio Guarascio. Alla fine però ci facciamo dire un forza. Forza Lupi. Forza Cosenza. Praticamente in conclusione, perché ci sono due spettacoli, però naturalmente per questioni di sicurezza non li facciamo con la squadra sopra, perché ci sono degli spettacoli con i Pagliassi e poi un concerto, tra poco ne parleremo, quindi congediamo praticamente la squadra, staff tecnico, il presidente, grazie. Direttore Mauro Meluso, il mister Giorgio Roselli, tutti i protagonisti di questa stagione, appuntamento con loro domenica alle 15 al San Vito per la prima di campionato, Cosenza Martina Franca. Appena il palco sarà libero inizierà lo spettacolo di fuochi con l'associazione I Pagliassi. Tanto in prima fila abbiamo visto anche il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, proprio per ricordare questo momento.